Proseguiamo con un momento meno formale del giornale, un'intervista spontanea con Matteo. Premetto una cosa, allora i giornali in genere quando fanno questo tipo di intervista si sentono prima e discutono anche di cosa avrebbero parlato. Non è il caso, Matteo, puoi confermare, ci siamo sentiti via WhatsApp ultimamente, lui mi ha detto sì, ci vengo. E poi vedremo, quindi le domande che farò adesso a Matteo sono anche per lui nuove. Ecco, una prima domanda, riduce dal Giro d'Italia, dal Giro di Svizzera, come ti senti fisicamente? Va bene, adesso fa sempre bene ritornare in valle e passare dei giorni qua, mangiare bene e sì, è tempo di ricaricare le batterie. Questa prima parte dell'intervista volevo parlare un po' anche della tua gioventù. Sappiamo che hai praticato anche altri sport, il ciclismo è cominciato relativamente tardi. Ecco, quando hai cominciato ad andare in bicicletta con più passione, diciamo? Ma ho cominciato, qua c'è un piccolo aneddoto da raccontare, ho cominciato grazie a Adriano, pedalando sulla Willier, sui percorsi Viale Selva, e poi da lì è poi cresciuta la passione a portarmi. E quando hai cominciato a gareggiare le prime corse? Sì, erano Viale Selva, le corse locali che c'erano qua, poi ho fatto alcune gare amatoriali per poi proseguire e continuare sempre gare un po' più internazionali. Ecco, quando hai pensato di fare di questa tua passione una professione e qual è stato il tuo primo contratto? Ma è una cosa che si è sviluppata pian piano, no? Non è mai stato l'obiettivo di passare professionista e ecco, si andava a vedere il Giro d'Italia sperando, poi magari sognando di essere lì, ma non era un obiettivo. Poi col tempo si è sempre concretizzato e c'è stata questa possibilità e ne sono veramente contento. Hai cominciato da professionista con una squadra austriaca e quindi sei passato a una squadra internazionale, alla Israel Startup. Ecco, che anni sono stati? Credo che hai fatto 2 anni con questa squadra. Sì, il Vorarlberg era una squadra di terza categoria, la Israel è poi di seconda e poi prima categoria. E se prima col Vorarlberg si correva particolarmente in Europa e soprattutto in Svizzera, in Austria e un pochettino in Francia, con la Israel ci siamo trovati veramente in tutto il mondo. Correndo dalla Colombia alla Cina, Ruanda, e sono stati bei anni molto, molto intensi, però che comunque hanno arricchito questo percorso. Ecco, è strano correre per una squadra israeliana, provaci a farci capire dove vi allenavate. Non penso che i camp importanti si svolgevano in Israele. No, sì, anche adesso ci si allena poco con la squadra perché oltretutto col Covid è veramente difficile, ma con la Israel ci trovavamo a inizio stagione in Israele per 2 o 3 settimane di allenamento. Era più un'avventura, un viaggio che un allenamento, e col senno di poi un po' manca perché si viaggiava, si pedalava da un punto a un altro e si vedeva il paese. Era un po' la missione della squadra di far conoscere Israele nel mondo e metterlo in buona luce. Poi si sono poi evoluti e arrivando dove sono arrivati adesso a partecipare alle corse di qualità. E quindi per noi che ci seguiamo da lontano un passaggio abbastanza inaspettato, diciamo, non ce ne avevi mai parlato prima, e tutto un contratto con una squadra comunque prestigiosa che da tanti anni fa le gare a livelli importanti, questa Groupama Francesco Giù, ecco, come hai avuto questi contratti? È una cosa che è durata a lungo o è stata una cosa abbastanza improvvisata anche per te? No, quando si comincia poi a pedalare in questo mondo si trovano i propri spazi, si capisce un po' quello che si vuol fare e anche le squadre cercano dei corridori con dei precisi profili, per poi alla fine è un lavoro e si cerca appunto di fare il meglio che si può. A me si è subito presentata questa possibilità in estate e era proprio quello che cercavo, una squadra dove potessi lavorare come gregario, comunque
partecipare a delle belle corse. E poi una squadra storica come la Groupama e il DG è comunque una bella cosa. Questa squadra corrono anche degli atleti svizzeri importanti, alcuni sono famosi. Ecco, che rapporto hai con questi svizzeri? Che importanza ha questo contatto? No, questo sicuramente ha influito, sono molto amico con diversi di loro e prima correvamo sempre, non sempre le stesse corse, ma comunque ci sentavamo, ci siamo allenati assieme e con Stefan Küng abbiamo fatto un campo di allenamento in altura assieme, malgrado tutto non facessimo le stesse corse e siamo comunque due corridori diversi e questo è un piacere poter correre con loro. Ci sono delle differenze nella preparazione, nell'affrontare la stagione tra la squadra che reggevi prima e quella attuale? La Israel è una squadra che è cresciuta proprio tanto negli ultimi anni e comunque anche loro avevano una gestione organizzata ma molto da imparare, mentre la Groupama ha una struttura molto ben definita, hanno i loro preparatori interni e questo è già tutto programmato e si nota la differenza, ecco. Una squadra, un discorso che si è sentito spesso durante il tuo giro d'Italia è quello del ciclismo è uno sport di squadra. Chi lo segue lo sa e conosce certi meccanismi, chi non lo segue non riesce bene a capire cosa vuol dire uno sport di squadra. Ci sono dei capitani, ci sono dei gregari. Ecco, come vivi questa situazione? Qual era la tua missione, per esempio, a un giro d'Italia? Il Giro d'Italia l'abbiamo programmato già l'anno scorso, inizio anno, con l'idea di andare con Thibaut Pinot a fare classifica generale e provare a vincerlo dopo gli ultimi anni che ha sempre fatto il Tour de France. Purtroppo si è infortunato durante l'ultimo Tour de France e non si è ancora ripreso e siamo andati con la squadra per correre in modo un po' aggressivo. Poi durante la corsa comunque abbiamo avuto la possibilità di prendere la maglia rosa con Attila Walter e abbiamo cercato di difenderla il più possibile. Questo poi ha cambiato un po' le dinamiche all'interno della squadra, del gruppo e si è cercato poi di correre in suo appoggio. Appunto, ti abbiamo visto il Giro d'Italia in alcuni frangenti aspettare l'ungherese Attila, poi al Giro di Svizzera ti abbiamo visto aiutare Küng. Come vivi questi momenti, no? Quando, particolarmente quando la gamba è buona, uno si dice ma perché non scatta, perché non prova lui a fare la corsa? Fine il ciclismo, questo livello è un lavoro e si fa quello che la squadra chiede e si fa il meglio che si può. Si hanno delle libertà come tutti, ovviamente sta al singolo coglierle e comunque sfruttarle. Quando la gamba forse non c'è, bisogna comunque lavorare, aiutare e se no, quando si hanno la possibilità, si cerca di centrare magari in qualche risultato. Per me al Giro d'Italia mi ha cercato tutta la squadra di stare attorno a Attila per sostenerlo, vedere fin dove potesse tenere e al Tour de Suisse con la maglia gialla di Stefano i primi giorni era importante tenerla, ecco, il più possibile. Sappiamo che questi equilibri a volte cambiano, l'hai appena detto, capita durante la corsa che un capitano non è in forma, succede qualcosa. Noi abbiamo sperato che al Giro d'Italia capitasse che magari ecco, avanzavi di grado in questo senso. Chi decide quando sono cose che discutete tra di voi oppure un direttore sportivo che impone la sua volontà? Di solito il direttore sportivo ne abbiamo tre a un grande giro e tra di loro scelgono un po' le strategie, poi prima della partenza sul pullman si discute e si scelgono poi i ruoli, alla fine è la corsa e le gambe che fanno la differenza e decidono. Poi alla fine sta anche al corridore essere onesto e leale con la squadra e capire, ecco, essere utile il più possibile e comunque non fare il vigliacco, comunque aiutare e cercare di fare il meglio. Abbiamo comunque visto che ogni tanto succedono anche all'interno delle squadre che ci sono queste situazioni. Ecco, vorremmo passare adesso un po' a altri temi, magari puoi raccontarci, credo possa interessare il presente, qual è la preparazione specifica per esempio un Giro d'Italia. Da dove sei partito, come ti sei preparato gradualmente e come sei arrivato proprio prima della partenza. Sì, comincia a fine già col primo ritiro che sarà
ottobre, si comincia a pianificare quello che sarà la stagione, i grandi giri vanno preparati, c'è un avvicinamento grazie a delle corse che vanno fatte in ottica giro, in ottica tour, vuelta, quello che sarà, e poi di solito anche l'altura. L'altura va un tassello fondamentale per la preparazione, quest'anno per me è saltata. Però comunque bisogna arrivare freschi e calcolare bene le Poi arriva il momento della corsa, ecco, una cosa che ci si chiede è cosa mangiate, come vi nutrite durante 3 settimane, perché vedervi partire ogni giorno e gli sforzi che affrontate è una cosa incredibile. Diciamo, in corsa tanto. Se prima bisogna stare attenti a cosa si mangia, in corsa non ci sono limiti, nel senso più si riesce a mangiare in corsa meglio è, perché le energie che mangi oggi le ritrovi domani e il giorno dopo. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo un cambio in cucina che ci segue durante tutte le 3 settimane con due cuochi che ci preparano la colazione, il pranzo, dopo la tappa e la cena. E questo facilita un bel po' perché ti ritrovi dei piatti curati con già quello che ti serve. E non devi abbuffarti al buffet o comunque mangiare la pasta scotta e quello che capita. Squadra come la Groupama conta in genere una trentina di atleti, no? E nello stesso tempo si fanno più gare. Mi raccontavi che per esempio per il Giro d'Italia eravate uno staff di quasi una trentina di persone, giusto? Sì, siamo partiti in 8 corridori e c'erano circa 30 persone con noi. C'è il pullman, c'è quello che lo guida, poi ci sono 4-5 massaggiatori, un osteopata, un dottore, i cuochi, i meccanici, una persona che disinfetta tutte le camere degli hotel prima che arriviamo, e cambia i materassi, ci porta il nostro materasso dentro. Ci sono tantissime cose che comunque vanno curate. E a questo livello tutte le squadre World Tour sono organizzate in questo modo. E bisogna solo pedalare, Sentiamo spesso il discorso tecnico, quello del recupero, no? Il momento del recupero è un momento fondamentale per ogni atleta. Ecco, questo su cosa succede quando alle 5 del pomeriggio finisci una tua tappa durante la serata e poi la mattina quando ti alzi, più o meno che ora, cosa fai prima di ripartire in bicicletta? ma la giornata tipo è: si parte la mattina, ci si sveglia in Italia per fortuna con calma verso le 8-9, si fa una colazione all'hotel, poi c'è un trasferimento da fare col bus che varia da 30 minuti fino a 2 ore. Comunque il bus, abbiamo un pullman molto attrezzato con le docce, con i sedili, la cucina, e quasi meglio essere nel pullman che nella camera dell'hotel. E poi arriviamo, c'è la partenza. Si arriva verso le 5 e mezza, 6, si mangia, si fa la doccia nel pullman, si mangia quello, qualcosa per recuperare, si fa il trasferimento all'hotel e poi ci sono i massaggi, la visita all'osteopata e la cena per finire. A volte, se le tappe sono lunghe, ci sono lunghi trasferimenti, si comincia alle 7 di mattina, alle 11 si sta ancora mangiando la cena. Questo nell'arco di 3 settimane sono tutte energie che bisogna focalizzare bene sui momenti clou, una cosa molto importante. Per esempio il cuoco aiuta molto perché si arriva a cena, c'è già tutto pronto, mangi in mezz'ora e puoi andare a dormire. Ci sono la giornata di riposo, vedevo in una tua intervista che ognuno affronta in una maniera diversa, c'è chi sale in bicicletta e pedala comunque anche il giorno di riposo, tu dicevi basta che nessuno venga a bussare alla porta quel giorno. Sì, la giornata di riposo è un po' la giornata più pericolosa e più gradita, ma si paga il giorno dopo comunque, perché i più tanti non hanno voglia di pedalare, fanno magari un'uscita di un'ora a bere il caffè, adesso col Covid meno, ma se no proprio per stringere le gambe, e il giorno dopo poi si paga in corsa. Questo l'ho vissuto sulla mia pelle il secondo giorno di recupero, ho fatto solo 20 minuti di rullo perché fuori pioveva e la motivazione non era alta per fare 2 ore con intensità, e poi il giorno dopo si è un po' ingolfati, quello sì succede perché il corpo è abituato a
viaggiare a alti livelli e consuma tanto. Il giorno del recupero ci si ferma, il corpo si rilassa, si mangia, comunque la fame rimane e il giorno dopo si parte un po' non proprio. Le condizioni atmosferiche, l'ha accennato adesso, sono naturalmente una grande sfida per gli atleti. Mi dicevi che soffri particolarmente il freddo, cioè invece ci sono penso dei ciclisti che amano più il freddo e altri più il caldo. Ecco, cosa ci puoi dire di questo fattore? Sì, il clima gioca un ruolo molto importante, perché giornate fredde i ragazzi un po' più magri comunque spendono di più livello energetico, e questo alla fine ti ritrovi a un certo punto che non c'è più energia e fai fatica. Se non stai attento all'alimentazione e a coprirti bene, c'è veramente il rischio di andare in crisi. Col caldo è un po' l'incontrario: chi soffre il freddo non soffre il caldo. Ecco, e questo a Giro d'Italia purtroppo non abbiamo avuto tanti giorni belli, però fa parte anche questo del ciclismo. In relazione alla pioggia vorrei trattare un attimino un altro tema, quello delle cadute. Negli ultimi anni assistiamo a delle cadute incredibili, spettacolari, forse una volta secondo me erano meno, nonostante le strade siano comunque controllate, è una cosa che fa paura. Non so come vivi queste situazioni, perché di fatto ogni gara ci sono più cadute. Ma quando piove sembra quasi ridicolo, ma ci sono meno cadute gravi, perché si va più a piano, in discesa tutti hanno un po' paura e le cadute capitano per disattenzioni, comunque per delle persone prendono troppi rischi. Quando invece le strade sono belle la velocità è molto più alta, e questo implica delle cadute molto più con delle conseguenze più gravi, ecco. Bene, altri due temi un po' speciali che vorrei brevemente comunque affrontare, perché uno è quello del doping, magari possiamo anche parlare del tema dei soldi. In luogo comune i ciclisti si dopano, ormai lo sentiamo spesso volentieri al bar, uno come fa a fare 3 settimane queste prestazioni e così via dicendo. Sappiamo comunque che i controlli sono molto rigidi, se ci puoi parlare ecco di questi controlli e cosa ci vuoi dire sulla questione doping in generale nel ciclismo. Il ciclismo ha avuto un passato non proprio esemplare, abbastanza brutto riguardo il doping. Si è poi cambiati, noi abbiamo un programma, si chiama ADAMS, che dobbiamo dare la reperibilità praticamente 24 ore su 24. Bisogna dare un'ora al giorno dove bisogna dare un indirizzo, che bisogna essere proprio lì. Se non si è lì in quell'ora lì, alla seconda volta si viene squalificati per 2 anni. Questa è una cosa, sembra facile, ma può capitare. Nel mio caso, per esempio, metti dalle 6 alle 7 di mattina a casa, ma se ti svegli e vuoi andare a comprare il pane e non ci pensi, arriva in quel momento, hai un grosso problema. Poi devi dare tutti gli indirizzi di dove dormi tutte le notti e cosa fai durante il giorno. Se per esempio mi allontano più di un'ora da qui, devo comunque dare un riferimento per poi incontrarsi. E in più possono venire a fare i controlli a casa dalle 5 di mattina fino alle 11 di sera. Perciò per esempio la settimana scorsa alle 6 e 10 sono arrivati a casa, hanno suonato il campanello e fanno le prove. Questi vengono da Milano, vengono da Bonn in Austria, in Germania, da Zurigo, dappertutto. E in un anno si hanno solo controlli a sorpresa a più di 10. In più ogni 2 mesi devi dare tutti gli esami del sangue che vanno in una piattaforma e si chiama il passaporto biologico, viene controllato tutti i valori che siano in regola, appena qualcosa non quadra vengono poi a e durante le corse a tappe si hanno i controlli prima, metà e dopo di tutti i valori ematici e si è... Per cui si potrebbe pensare che il doping è quello classico quasi da escludere al giorno d'oggi. Sì, penso che uno che fa una cosa del genere a questi livelli è un pazzo, perché
Ci sono ovviamente le categorie che non hanno queste imposizioni, come le Continental, quelle di terzo livello, ma il World Tour è proprio controllato. Anche a livello di squadra hanno uno screening e bisogna dare tutti i valori che si hanno e controllano tutto regolarmente. È comunque un prezzo alto da pagare, perché a livello, penso a livello familiare, ovunque non sia più privacy. Possono presentare adesso, passerà qua e poi fare quello che dico. Quindi le due grandi denunce sono quelle del mangiare bene. Mi dicevi che questa per te è un punto doloso, non poter mangiare quello di cui avresti voglia, questo più o meno tutto l'anno, e questo del doping. Sì, sicuramente. Sono cose che comunque si è consapevoli quando si fa ciclismo, e ovviamente si accetta e si fa ben volentieri, però dopo ecco, è difficile, poi non tutti capiscono gli sforzi che bisogna fare, specialmente a livello di doping. È proprio una cosa che anche prima di una tappa, magari alle 5 di mattina ti arrivano, ti svegliano, devi fare tutti i controlli, urina e sangue, e alle 10 parti. Non è una cosa piacevole se ce l'hai più di una volta a settimana o comunque anche a casa, però è il prezzo da pagare per gli errori commessi in passato. La domanda, ecco, sappiamo che ogni corridore ha dei contratti ben definiti in base ai successi o insuccessi, questo è chiaro. Una cosa che mi chiedevo, ecco, ci sono anche dei premi quando una squadra vince delle tappe, vince un tour, così via dicendo, che però influiscono quanto, diciamo, sullo stipendio e come vengono suddivisi questi introiti? Sì, l'entrata è un contratto che si stipula con le squadre, e in più ci sono i premi per le vittorie o comunque per i contributi alla squadra, a dipendenza un po' delle squadre. Ci sono squadre che danno i premi direttamente ai corridori, invece altri che vanno in una pentola e vengono poi suddivisi con tutti, e questo in base alle corse che si fanno e ai risultati che vengono poi fatti può sicuramente fare una bella parte dell'entrata, sicuramente. Torno indietro, una domanda che è venuta così, un rimpianto di non aver potuto correre con un Chris Froome, che è andato a fare il capitano della squadra dove ha gareggiato 2 anni. Cosa ci dici di questo fatto, andare via da una squadra così e poi magari su questo campione che ha vinto 4 volte il Giro di Francia, come la vedi? No, penso che porta tanto alla Israel, anche se ritornare al livello che era penso sia cosa facile. Ha avuto veramente difficoltà, e le corse che abbiamo fatto quest'anno veramente faticava a seguire il gruppo, e ha avuto un infortunio molto molto grave 2 anni fa e non si è ancora ripreso. Speriamo, ecco, che questo tour sia poi il momento della svolta e possa dare delle belle emozioni al paese. C'è da sperare anche per gli sponsor che diversano 5 milioni all'anno. Sta per iniziare il tour imminente. Fino a questo punto della stagione la Ineos ha fatto man bassa di successo, una squadra incredibile, chi segue probabilmente conosce queste storie, questi valori. Ecco, abbiamo 2 protagonisti, il vincitore dello scorso anno Pogačar, abbiamo il secondo Roglic e una Ineos. Come vedi questo tour? Quali saranno i favoriti? Cosa pensi che succederà? No, un tour molto aperto, forse il più aperto degli ultimi anni, perché non ci sono tante salite, è un percorso che si adatta a tanti corridori. C'è Alaphilippe, che al Tour de Suisse era nettamente superiore a tutti, e sicuramente in Francia farà scintille. Sì, i francesi cercano sempre di costruire il tour per i loro corridori, e quest'anno sembra sia fatto apposta per Alaphilippe, perciò ci si può aspettare forse una sua vittoria. Come ai tempi facevano il giro per Moser, i francesi ci provano con Alaphilippe. Ecco, una domanda: sogni di fare un giorno il tour? Penso di sì, se uno fa il professionista di ciclismo. Sicuramente partecipare ai 3 grandi giri è un sogno di chiunque.
giro, la Vuelta adesso li ho fatti, il tour sì, è un sogno, ma non ci tengo particolarmente a farlo, preferisco il giro, la Vuelta dove c'è meno stress a livello mediatico, è meno esposto e comunque è più corsa, ecco, è un po' più Corsa meno show. divertente. Sì. Vogliamo concludere con uno sguardo al futuro, ecco, cosa farai nelle prossime settimane? Qual è il tuo programma adesso per il resto della stagione? Sì, adesso fino a martedì ho vacanza, niente bici, e questo fa bene, poi si ricomincerà con la preparazione per la seconda parte di stagione che comincerà a fine luglio con una classica San Sebastian, la Vuelta Burgos, poi proseguire con alcune corse a tappe in Francia, in Lussemburgo e le classiche italiane a fine stagione. Recente giro del Delfinato, non è poi così recente, abbiamo visto un corridore Alejandro Valverde vincere con una tappa a 41 anni, ecco. Matteo Badirati, ti vedi ancora in bicicletta a 40 anni? Sono tanti 41 anni e Grazie. abbiamo in gruppo c'è Alessandro Valverde che ha 41 anni e vince, c'è Pogacar che ne ha 21 e ha vinto il Tour de France, c'è veramente tanto e è un gruppo sempre più dinamico, il livello si sta alzando tantissimo e tutti diventano in modo professionali al 110%. Penso che le carriere non dureranno più come con Valverde che si arriva a 41 anni ancora vincendo, adesso col livello che c'è adesso è pensabile fare 10 anni e poi cominciare a pensare altro. Che rapporto hai? Hai avuto la possibilità di conoscere qualcuno di questi grandi big, anche personalmente, magari qualche particolare rapporto con dei corridori comunque professionisti? Sì, no, tra di noi c'è grande rispetto, in gruppo alla fine siamo uno contro l'altro, ma facciamo tutti lo stesso lavoro e nessuno ha l'interesse di farsi del male o comunque. Dopo corsa è corsa e sul finale ci sono dei piccoli battibecchi ogni tanto e comunque in linea di massima c'è grande rispetto, sì. Cosa bella del ciclismo questo, rispetto tra i corridori ma anche il pubblico che vinci. Dove ti piace particolarmente correre? Qual è forse la corsa più affascinante che pensi si possa partecipare? Penso l'Italia è forse un paese come, ecco, come i tifosi sono molto appassionati, si è vicino alla gente e questo è bello poter dare emozioni. Specialmente durante il giro ho visto tante persone, tanto calore della gente di qua che mi ha seguito, questo dà piacere e soddisfazione. Penso che la corsa più bella sia il giro, per noi che siamo qua vicini e comunque con la mentalità e la cultura molto simile, forse la più bella. Bene, quale sarà la tua prossima corsa, quindi? La classica San Sebastian. Classica San Sebastian. Maurizio, segnatelo io. Cominciate a studiare la classica San Sebastian. Bene, procediamo con una serie di... Abbiamo Sì, scusa, presentato... siccome si è parlato di mangiare, io cominciavo al fame, Sì. volevo chiedere a Matteo il menù più buono che potresti mangiare mentre stai facendo una gara, il menù peggiore che ti potrebbe capitare. Il menù più buono è la galette complète, è bretone, è una galletta di grano saraceno con del uovo, del prosciutto, del formaggio e a colazione veramente squisita. La peggiore cosa godi di più invece? Il peggiore forse è voler mangiare il fritto misto di nascosto e poi il giorno dopo correre, ecco. E poi un'ultima cosa, chi è il tuo idolo a cui ti ispiri? Ma gli idoli vanno e vengono, non c'è una persona, ecco, proprio che da ogni persona si cerca di imparare il più possibile, ma non c'è una persona che, ecco, non si vuole mai essere uguale a una persona, un po' uguale a cercare di prendere gli spunti e le cose migliori che ho. Vogliamo appunto procedere prima dei ringraziamenti una serie